non ci posso credere. Sono due gol di merda su due. Calcio di rigore, è finita. Una volta in tre mesi e mi devo beccare lo schifo così. E allora te lo svegli e bentornati nel Pace che siamo qui tornati con un nuovissimo video. E oggi siamo qui tornati, finalmente dopo tantissimo tempo, per un vlog allo stadio. Oggi andiamo a vedere Fiorentina-Roma, che sono due squadre che si stanno lottando un posto in Champions League. La Roma è risalita dal nono posto proprio dopo l'esonero di Mourinho e adesso si trova al quinto posto, a meno 4 dal Bologna, che ha perso però con l'Inter. Quindi una vittoria oggi ci riporterebbe finalmente a meno 1 dal quarto posto, un obiettivo che sembrava impossibile da raggiungere fino a due mesi fa. Ma la masterclass che sta facendo De Rossi adesso sulla panchina della Roma è qualcosa di clamoroso, e questo big match segnerà una svolta nel cammino in campionato della Roma. Quindi, senza perderci in altre chiacchiere, vi lascio al vlog. Dai, ci siamo, finalmente ci fanno entrare. Passando anche al tornello, finalmente ora si sale negli spalti. Però ci hanno messo insieme ai fiorentini, questa non è una grande cosa. Ecco l'annuncio della formazione. Momento per ricordare a Sori. Gialla come il sole, rossa come il cuore mio. Tu sei nata grande e grande hai da restare. Roma, 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 cuore desta città. Viola, viola, vaffanculo. Viola, viola, vaffanculo. E comincia così Fiorentina-Roma, valida per la 28ª giornata di Serie A Team. Va bene, va bene, va bene, va bene. Dai Romelu, dai Romelu. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. No, e no, e no, e no, così subito no. Cazzo, ma stiamo al primo fallo, dai, non cominciamo a condizionarla. Per favore, Bravo Svilar, bravo Svilar, tranquilli, tranquilli. Vaffanculo, viola, viola, vaffanculo, viola, viola, vaffanculo. Davide Story, Davide Story. Thank you.
me mi pare possibile, però. Cioè, al primo corner, dopo piaggo così. Mannaggia. Ehi, lui? Si è vista veramente brutta. Stiamo a giocare come se ci fosse Mourinho. Paradona de Svilar. Brian però hai rotto il c***o. E questo non è giallo, non è, no. Esce Mancini, mi sa che entra Hausen. No, il Mancio non ci stava con la testa oggi. Giusto farlo uscire, giustissimo. E viola merda. No, che ha preso. Ma va, il vantaggio che c'è sta e poi ci dar giallo a noi. A figlio di puttana. Dai, Jesse Pinkman, però. Tiraci una volta, Jesse Pinkman. Fine primo tempo, una brutta Roma, veramente brutta. Servono dei cambi e serve che De Rossi dice veramente quello che bisogna fare mo. Sarebbe utile Pellegrini ora. Comincia il secondo tempo. Belli. Vai soldato Brian. Paolino. Mannaggia. Dai, ci siamo. Sbagliate testa. Fiorentina, quindi non si ammonisce, è vero. Cartellino giallo per fallo a palla lontana. Peccato, era pure rosso. Dai, buttalo giù, merda. Awar! E vaffanculo Fiorentina merda! Fiorentina merda! Sì! Forza Roma! Dai, si riparte sull'1-1! Mia che ha messo Jesse Pinkman in mezzo. Ce l'ha fatta, incredibile, ce l'ha fatta. No, ha ammonito pure Ndicka al primo fallo, pure lui ha ammonito. No dai, fai veramente schifo. Ma io non ci posso credere. Dai, ma due gol di merda su due abbiamo preso. Ma io non ci posso credere. Cambi.
buttato, ha fatto un'altra munizione. Ma chi poi? Ma chi? Baldanzi. Baldanzi. No ragazzi, c'è qualcosa che non va qui. È finita. Calcio di rigore, è finita. Complimenti. O io vado a vedere la Roma una volta in 3 mesi e mi devo beccare lo schifo così. Altri cambi nella Roma. Sansvilar! Oh, nessuno che sia libero, dai! Spera ora. Martino non la smetto, sei la squadra del mio cuore. Anche se poi giochi male, noi saremmo qui a cantare, sei la squadra del mio cuore. Alle Roma, 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 giallo-rossa, con la lupa sopra il petto. Io Martino non la smetto, sei la squadra del mio cuore. Non mollare, anche se poi giochi male, noi saremmo qui a cantare, sei la squadra del mio cuore. Ciao. Merde. Merda. Forza Romale. Ale. Forza Romale. Mamma mia che sfida che è stata. Un 2-2 clamoroso, sofferto fino all'ultimo secondo, che alla fine regala a Roma un golden punticino, che ci avvicina al Bologna, ma rimaniamo comunque a 3 punti, quindi a distanza di uno strike, e tra un po' ci sarà lo scontro diretto. Nuovo video. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi, like, campanellina, dal Pacix è tutto, bella!